Ciao a tutti amici MicheRider e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo nel Canavese e oggi andiamo a vedere questa qui, ovvero la Insta 360 Go 2, una piccolissima action cam che fa tantissimo, ma che forse chiamare action cam non è il termine giusto. È più una di quelle videocamerine che punta tutto sulla versatilità, ma che ha comunque qualche compromesso, perché dimensioni compatte significa che la potenza di calcolo e la registrazione la fa un pochetto surriscaldare. Prima di vedere però come registra, anzi facciamo partire subito dalla registrazione, da quella che si la custodia di ricarica sia un telecomando remoto. Eccoci qua, tra l'altro adesso sentite l'audio direttamente alla Insta 360. Vediamo però come è fatto. Questo è un telecomando remoto, come potete vedere, e c'è la USB tipo C, una vite da un quarto di pollice e poi la nocciolina che può essere estratta. Guardate quanto è piccola ed è ad aggancio magnetico. Questo significa che potete attaccarla su tutte le superfici di metallo. Un'altra cosa bellissima è che registrando nella modalità Pro non importa come viene orientata, ma equilibra e mantiene il video dritto. Interrompiamo questa registrazione alla Insta e vediamo quali sono gli accessori. Questa è una collana, la mettete al collo sotto la maglietta ed essendo da aggancio magnetico vedete come la Insta rimane attaccata. Anche in questo caso potete collegarla come meglio credete, oggi non la utilizzeremo. Questa è molto carina perché altro non è che una clip pensata per essere messa all'interno sopra un berretto, ma potete usarla anche sopra il casco in questo modo. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere. Eccoci qua, questo è come potreste usarlo e come la usa anche Nasca. Ciao Nasca, se vedrai mai questo video, ma non credo, per avere una visuale POV. Il problema di questo è che finché andate in moto probabilmente ricevete tantissima aria sul casco, ma non appena vi fermate potrebbe surriscaldarsi. Dopodiché abbiamo quest'altro supporto che è il mio preferito, e questo non è altro che un supporto adesivo veramente appiccicoso, quindi possiamo andarlo ad appiccicare virtualmente su qualsiasi superficie liscia. Per esempio io lo posso appiccicare direttamente sulla mia moto, oppure posso collegarlo al casco, e questo è bello perché possiamo staccarlo in questo modo e possiamo andare a fare delle riprese davvero uniche. Per esempio questa qui, andando a riprendere tutta la parte anteriore della moto, oppure direttamente sulla borsa, e lei starà ferma e possiamo riprendere sia la parte posteriore che la parte anteriore. Adesso però mi sa che la stickiness si sta un po' perdendo, quindi lo lasciamo qui in modo che possa tenerlo sott'occhio e possa eventualmente recuperarlo. Questa qua è la registrazione, ma appunto è bella la versatilità. Adesso però rimettiamoci subito in moto e vi faccio vedere come funziona. Adesso ho deciso di montare la clip qui sopra al casco, accendiamo la moto. Farla funzionare è semplicissimo perché potete farlo sia dall'applicazione, che adesso vedremo, sia dal telecomandino dalla custodia, perché c'è il pulsante di cambio modalità, un piccolo display, e il pulsante di scatto e registrazione, ma anche semplicemente premendo la parte frontale. Lei vibra e quindi la vibrazione la sentite anche all'interno del casco, e sapete per certo che sta funzionando. Tra l'altro c'è anche la stabilizzazione di tipo flow state. Ora sui droni potrebbe avere un piccolo effetto gello, sulla moto fatemi sapere come funziona. Tra l'altro così avete sia la ripresa dalla Hero 9 Black, da cui sentite l'audio, perché ovviamente non si può collegare nessun microfono a questa Insta 360 Go 2, sia la ripresa della Insta Go 2 in questo momento, in una condizione che secondo me è tra le più difficili, ovvero il tramonto qui nelle valli del Canavese. Tra l'altro anche piovuto, adesso facciamo qualche movimento con la testa. Qui c'è una bellissima chiesetta. Io ringrazio tra l'altro Insta 360 per avermi dato l'opportunità di provare questa piccola telecomerina che ha diversi punti di forza e va presa per un determinato motivo. La
l'arricchimento dei filmati, non per realizzare un filmato principale, ma l'arricchimento dei filmati e l'utilizzo in tutte quelle occasioni in cui un action cam normale oppure una videocamera o un cellulare potrebbero risultare molto difficili e complessi da utilizzare. Piccolo ingorgo in quel del Canavesano, tra l'altro il cielo è abbastanza minaccioso, per cui speriamo di non beccare pioggia. La qualità peraltro non dovrebbe essere niente male, io in realtà non parlo al condizionale, ma in realtà l'ho già provata, è da un mese che la provo, e la qualità devo dire che è molto buona. Ovviamente soffre la mancanza di luce e le condizioni comunque di illuminazione difficili in cui la grana inizia ad essere abbastanza palese, mentre con questa illuminazione dovrebbe dare il meglio di sé. La cosa che mi è piaciuta è che la lente è protetta da un piccolo cristallo, da un piccolo vetro, che può essere svitato e quindi eventualmente o sostituito nel momento in cui non si vada a rompere o perdere, oppure si possono mettere filtri ND che reputo utilissimi. Adesso sulla GoPro vedete proprio quello che è un filtro ND per avere una migliore gestione di condizioni di illuminazione abbastanza particolari e forti. In questo modo il filmato risulta più fluido. Ma bando alle ciance, cambio di angolazione, vediamo come vengono queste riprese. Appunto è bella questa lista 360 Go 2 proprio per questo motivo, proprio perché potete variare gli angoli di ripresa in ogni momento e soprattutto arricchire i vostri filmati con tantissimi clip alla velocità della luce. Staccate, attaccate, staccate, attaccate. In macchina è ancora più bello perché, avendo qualche superficie metallica in più rispetto ad una moto come la mia, riuscite davvero ad appiccicarla ovunque. Verificate sempre che abbia comunque una buona stabilità. Vi parlo però di quella che è la batteria integrata, così come la memoria che è da soli 32 GB. Ora questo potrebbe essere per alcuni un limite, perché in 1440p a 25 fps va a riempirsi abbastanza velocemente. C'è da dire che per la tipologia di clip per cui viene usata, in realtà facciamo tante clip ma dalla breve durata, difficilmente la utilizziamo per una clip che sia lunga svariata minuti. Allora per questo utilizzo 32 giga risultano più che sufficienti, perché con 32 giga riusciamo a fare davvero tanti minuti di clip. La batteria però è forse uno dei limiti, perché in modalità pro, la modalità pro vi permette poi di gestire l'inquadratura sia con l'applicazione sia con il software su PC o Mac. Adesso guardate, io faccio così e giro l'inquadratura e quindi ho un'altra clip poi da poter utilizzare. La batteria dura circa una ventina di minuti. In questo momento tra l'altro non soffriamo nessun riscaldamento perché arriva tanta aria, però ho verificato che in ambienti chiusi potrebbe arrivare a surriscaldarsi. E quanto costa questa piccola action cam? Beh, costa abbastanza, perché parliamo di un prezzo di 320 euro. La qualità, dicevo, è molto bella, è sicuramente una action cam molto versatile, ma non è una action cam da utilizzare in maniera intensiva. È quel qualcosa in più che vi permette davvero di variare tipologie di ripresa. Io per esempio posso fare anche così, avere quindi una ripresa laterale rispetto all'andare in moto, oppure posso staccare e attaccare la action cam in maniera molto semplice nei vari supporti e quindi ottenere tanta varietà di riprese. Non è però una action cam da utilizzare come si usa per esempio una GoPro o la stessa Insta360 One R che possiedo. È una cosa un po' più particolare, forse non destinata tanto a colui che vuole registrare i propri viaggi in moto e vuole un singolo dispositivo, ma a colui che vuole arricchire i filmati dei suoi viaggi in moto e quindi utilizzare un altro piccolo dispositivo come questo, proprio per avere la facilità e la modularità di poter gestire varie riprese in maniera molto molto semplice. Tra l'altro vendono anche dei supporti per montarla in maniera più stabile, sì con attacco GoPro, in modo da magari poterle agganciare un po' ovunque, ma sempre sfruttando l'aggancio magnetico è davvero quella chicca che vi permette di utilizzarla in maniera
del tutto versatile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me è un prodotto molto carino, non per tutti però. Non consiglierei questo prodotto a chi sta cercando un action cam da collegare al casco e da utilizzare come action cam principale. Lo appunto utilizzerei per tutti coloro che vogliono qualcosa di estremamente versatile per fare tante clip e magari poi sfruttare i filmati fatti da pubblicare sui social o su Instagram, su TikTok, ma perché no anche su YouTube, perché la qualità video è comunque molto buona. Come potete vedere, tra l'altro, il supporto è davvero ben ben adesivo e anche con le vibrazioni e un asfalto non proprio perfetto riesce a rimanere stabile lì dove l'ho messo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi lascio il link qui sotto nella descrizione nel caso siate interessati, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!